Allora, oggi nuovo video dove vi farò vedere un altro acquisto che ho fatto su eh, Passione Unghie. Questo qui, ovviamente, è il pacchettino. Come potete vedere, e ho preso 8 colori. E questo è il, eh, il video su Passione Unghie che questo è il secondo acquisto che faccio perché mi serviva il gel che mi stava finendo, eccetera, eccetera e in più vi faccio vedere anche le novità e le offerte di Passione Unghie che riguarda però solo i colori delle offerte e delle novità e sì, ho fatto un altro acquisto, perché quindi due acquisti in un mese di luglio perché vi ripeto, mi stava finendo il gel, non mi era accorta se no facevo tutto un unico ehm, acquisto eh, l'altra volta quando ho fatto l'altro acquisto dove l'altro ordine su Passione Unghie allora cominciamo subito allora dentro il sacchetto c'è ovviamente l'omagino che adesso l'avevano detto che non so se solo il mese di luglio o anche il mese d'agosto e via via non lo so vi davano praticamente come offerta eh sì, come omaggino questo qui che sono effetto zucchero per fare l'effetto zucchero molto carini questi è tipo arlecchino tutti colorati per fare praticamente eh, l'effetto zucchero molto carino e molto gradito per adesso ho detto stanno mettendo questi qui di omagini poi se cambiano poi non lo so, per adesso questi. Quindi grazie mille Passione Unghie. Poi vediamo qua nel sacchettino. Allora, poi ho comprato che era un pezzo che volevo comprare. Questo è il Fresh pur Allora, adesso vi dico anche eh, i prezzi che lo scritto nel foglietto. Aspettate ce la faccio ad aprirlo entro mani, eccolo qua allora questo qui è fresh and pure questo è da 150 ml e questo è oltre per disinfettare questo è anche per disinfettare gli strumenti anche le lime e anche per disinfettare le mani della cliente prima di iniziare una ricostruzione o anche prima di fare un refill in lontananza si spruzza nelle mani soprattutto nelle unghie si aspetta penso che si asciuga mi pare più o meno sì, penso, e poi si inizia con la ricostruzione, eccetera, eccetera. Allora, questo qui fra shampoo da, da 150 ml l'ho pagato 5,99. Quindi, questo, posano poche cose, non è tante, poi mi sono comprata tutto il materiale. Ecco per fare tipo la ricostruzione. Allora, ho comprato il primer che tanto che lo volevo. Questo da 10 ml l'ho pagato 7,99 euro. Primer, questo, questo è il primer 7,99 euro. Poi ho comprato, ovviamente, il Nile Prep. Questo prima di mettere il primer, ovviamente, tipo per non far venire questo, però, è ah, questo qui vabbè, asciuga all'aria e è deidratante anche. Questo qui, Nile Prep, molto carino. Se le mi piace tanto e nel prep non l'ho trovato un attimo nel sito per vedere il prezzo, però penso dovrebbe essere costato più o meno come il primer 7,99 penso, eh. In caso vedete nel sito, penso, non mi ricordo. O di più, boh. Questo qua è nel prep. Molto carino queste buccette, mi piacciono veramente tanto. Carinissime proprio. Quindi prima usate nel prep questo sciogliere fa subito, poi ovviamente il primer e dopo il gel via via. Poi ho preso Alpha, la base alfa, che l'ho pagata 8,99 euro di 10 ml, uguale più o meno nel pre, per le boccette sono uguali. Infatti, è molto più comodo. Così, questo è base alfa. Eccolo qua, eh, è bello densino. Questo. questo, ovviamente, è una passata proprio sottilissima. E poi, dopo, io vado ad applicare dopo la base alfa. Olimpia 2, ho scelto questo come gel che dice medio-alta densità, mi dovrebbe andare bene. Ah, aspettate un attimo che prendo il coso per farvi vedere... Eccomi, ho preso la spatolina, ho preso la spatolina così vi faccio vedere anche la densità. Vedete, adesso su Passione unghie, nelle scatoline hanno messo il bollino, perché questo bollino qua lo, potete, lo staccate e lo, e lo mettete praticamente sopra qui. Per vedere anche che gel è. Se la signora l'ho su, per vedere no, che gel è. Questo è il costruttore, ovviamente monofasico, acid free. Questo qui, Olimpia da 50 ml, l'ho pagato 19,99 Adesso vi faccio vedere la densità. Quindi, prima io applico la base alfa, uno strato sottile, e poi comincio a fare l'allungamento con Olimpia 2. Allora, aspettate che qua mi impallo tutto mi si guanti apposta. No, questo qui è Olimpia 2. Ha questo blu celestino, non questo tiro, però dice medio alta densità, ma a me pare molto liquido. Adesso vi faccio vedere la densità. È proprio liquidissimo. Cioè vedete? Scola tantissimo. Ha detto perché se poteva fare anche più di un'unghia ma vedete cioè cola veramente tanto va bene comunque questo è e questo si sì, 19,99 euro e adesso qui una prova a chiudere aiuto però non vedo l'ora di usarlo adesso sto finendo con quell'altro mi manca proprio mi manca proprio poco, poco eh, per finirlo, così userò questo. Ah, metto anche, visto che ci sono il bollino sopra, se ce la fo, fa. la farò metterlo, vediamo un po'. Vabbè, dai, lo faccio dopo, adesso vado avanti, dopo metto il bollino sopra. E niente, queste qui quindi erano le cose che mi servivano più principalmente per fare acqua ricostruzione, eccetera, eccetera. nel no, il prep, il base alfa, il primer e... Olimpia 2 gel monofase. Adesso passiamo ai colori e alle offerte. Allora, e le novità, scusate. Le novità sono erano i 5 gel color usciti nuovi, come novità però ne ho presi solo due che quelli che mi ispiravano di più. Ho preso Ombra che è questo qui e in più Ombra e Ah, ho preso Ombra, faccio vedere anche quell'altro, dove è? è mimetico. Queste le due novità che sono uscite, cioè in teoria erano i 5 in gel color, io ho preso solo queste due novità dei gel color, e in più erano anche in offerta, e 4,99 invece che 5,99 Allora vi faccio vedere ombra dopo lo faccio vedere anche su tip. È bellissimo ombra, mi piace un sacco, un sacco, un sacco. Allora in telecamera lo fa leggermente più scuro, è più chiaro, in telecamera dà sul viola, ma no, e sicuro ci sarà una punta di blu, è una roba bella un bel po', cioè è bellissima. Anche il tappo più o meno ecco, è uguale dal vivo, dal vivo è uguale. dalla telecamera, è stupendo. Ho una punta di grigio, ce l'hai messo, non lo so. Ma è proprio come l'ombra, cioè è proprio bellissimo. Mi piace tanto. Questo è molto bello anche d'estate, secondo me, non solo d'inverno. perché Per esempio, fate questo qui monocolore. E poi potete mettere delle peiette o dei punti luce oppure con una polvere arcobaleno, queste robe qua. Non so, comunque, qualche peietina brillantino che, da, che lo fa spiccare questo colore. Quindi, questo è costato 4,99 euro. Scusate, sia in offerta che come novità. Poi, Mimetico come novità pure questo 4,99 euro. E questo in offerta ah, questi sono della linea Classic Allora Ombre C98 <coughs> e Mimetico C99. A mimetico è un bel verde proprio militare apposta. A mimetico: cioè, guardate che verde! Cioè, è bellissimo. piace cioè, veramente tanto questo è stupendo pure. Ah, scusate, ve lo devo fare vedere in tip. Allora, ombre mimetico: allora, allora, mimetico è questo. Cioè, è bellissimo, ho steso su tip. Questo è mimetico ombra invece è così steso cioè è stupendo proprio allora qui è un po' trasparentino che ho dato solo dopo passato ho notato che ne ce ne vogliono due allora, questo qui è ombra cioè è bellissimo ragazzi guarda veramente ombra in video non rende tanto ma dal vivo è una roba pazzesca bella un bel po' poi ho preso tutti i colori in offerta tranne uno allora quel colore che non è in offerta il Coral Red l'ho preso perché non voleva una ragazza. Gli è piaciuto, infatti, non gli devo fare la ricostruzione. Che è già venuta. questa è della linea Fast F02 e questo è costato a, a prezzo pieno 5,99 Quindi questo è l'unico che non ho preso in offerta perché sta ragazza l'ha visto. Guarda, mi piace, me lo puoi ordinare visto che devo fare l'ordine. vabbè, Allora, mamma mia, sti rossi ho oh. scolato in bel po'. Ho fatto unità, ti rossi un bel po'. Allora, Coral Red è così. Perché lei voleva un corallo in teoria? Eccolo, bellissimo. Lei voleva un, proprio un corallo. Io gli ho detto: Guarda, sta a sentire che il corallo non è così. Questo tende più il rosso. Ho detto: Vabbè, dai, allora questo qui perché tende al rosso mi piace. vabbè E quindi l'ho preso. Mamma mia, che casino! Ho fatto bene a mettermi i guanti. Vabbè, dopo doppio da una pulita. Allora il Coral Red l'ho pagato a ah, c 99, che già vi ho detto. Che sarebbe questo? Eccolo qua: questo qui è il Coral Red. Questo rosso, insomma, è molto bello. Comunque, pare che mi sono insanguinata, mi sono tagliata <ride> questo. Poi, quest'altro, erano tutte in offerta, tutti a 3,99 euro. Allora, ho preso Meraviglia, questo molto bello, della linea Classic C87, stupendo proprio questo. Ah, bellissimo. Allora, voi lo vedete arancione, ma invece è molto, è pare tipo fosforescente fluo. Perché è molto, molto più acceso dal, dal vivo: molto, molto più acceso e non è così aranciato come lo vedete voi nel video. Peccato che non rende mai. Sta cacchio di telecamera. A ah, meraviglia sarebbe questa qua. Allora, meraviglia: eccola, questa qui è meraviglia. È molto più acceso come colore: non è così tenue, ma è molto più acceso e, e non è così aranciato. Proprio per niente, però comunque questo qui è meraviglia. Poi, questi mi mh, tutti i colori che vi sto dicendo adesso che sono partita della meraviglia e in poi, questi sono tutti in offerta 3,99, eh. Allora, Fuxia Fluo ho preso, dico dai, fammi prendere due du gel color fluo, no? Dico dato esame che esistono i L'estate. che ne ho presi due, questo è un altro che poi vi faccio vedere. E stamattina, prima di fare questo video, ho fatto la copertura a una ragazza che già mi era venuta e ha voluto questo Fuxia Fluo, infatti stupendo. Il lampada accega proprio gli occhi, della linea sempre classica C42. No, non è vero, scusate. Non ho usato questo Fuxia Fluo, Io ho usato il rosa Fluo, scusate. Questo comunque pure è pure bellissimo, sto Fuxia Fluo. Cioè, faccio aprirlo. Cioè, questo è bellissimo. In videocamera fa sempre leggermente più scuro, ma è un po' più acceso pure questo. Ma ah, stupendo! Adesso ve lo faccio vedere in tips. In tips. Ah, fucksia fluo, fucksia fluo. Eccolo qua, si addice un po' a quest'altro colore qui. Sinceramente, un po'. Solo che, ovviamente, questo è fluo, quindi al glamour pink ma leggermente gli assomiglia non tanto, questo è più chiaro, questo è molto più scuro, più acceso, perché ovviamente è fluo, però assomiglia un po' al Glamour Pink, però molto più chiaro questo, cioè, Fuchsia Fluo è stupendo, poi l'altro flucco preso che ho fatto a sta ragazza stamattina, come vi ho detto, è Rosa Fluo, Classic C29, questo è bellissimo, è questo quello che accega il lampada, guardate, ma c'è, cosa gli volete dire, Guarda che spettacolo, è bello tanto, lo vedete ovviamente non tanto acceso come vorrei io che lo vedeste, ma purtroppo non è così, ma è una roba bella ma il po', è proprio acceso, acceso vi dico che fa male gli occhi per quanto lo guardate, <ride> allora rosa fluo, rosa fluo, è eh, questo mi pare che sì. eccolo qua. Non so se cioè è stupendo proprio una cosa bellissima! Questo, questo ve lo consiglio veramente, cioè queste ombra ve le consiglio proprio, anche gli altri, eh, ma questo anche i meraviglia, insomma tutti, ma questo è stupendo, ve lo consiglio veramente tanto, per l'estate va più che bene. Poi gli ultimi due ho preso Red Diva Fast F03, che è questo rosso, così ce l'ho un po' diversi, non ce l'ho tutti uguali, questo pure leggermente un po' più chiaro, non di tanto però, molto bello. Perché La gente solito mi chiede il rosso Volevo 20.000 tonalità di rosso, non so ne quale scegliere. Eh? Oh, Red Diva, Red Diva, Red Diva, questo qui è Red Diva. È un rosso, pare che tende leggermente messa al marrone, penso. Forse eh? c'è una punta di marroncino, non so molto bello. Poi l'ultimo. Blu di Persia, questo è stupendo, ragazzi. Il Classic C34. Non è il solito blu che stufa. Cioè, guardate, bellissimo. È più o meno come nella telecamera, sì. è uguale più o meno, sì. leggermente un po' più caro dal vivo, ma proprio leggermente. Non è blu elettrico, pare blu elettrico, ma fidatevi, non lo è proprio, fidatevi completamente diverso dal blu elettrico. Il blu elettrico poi è molto più acceso. Poi sarà il blu elettrico il telecamera, lo vedevate, ancora più scuro. Dal vivo è leggermente un po' più chiaro, è eh, più o meno uguale a qui. ecco. come qui baratolino, cioè è bellissimo. Proprio e il blu di Persia <coughs> l'ho pagato. Sì. L'ho pagato. Scusate, <ride> è questo. Qua scusate la telecamera. C'è cioè, bellissimo. pare blu elettrico, ma non è molto più chiaro dal vivo, è bellissimo. Questi colori, qui, tutti in offerta a 3,99 Tranne il Coral Red, che l'ho pagato a 5,99 euro. Mimetico Ombra, offerta e novità a 4,99 E poi, insomma, tutte queste altre cosine che ho preso. Io l'ho fatto loro perché altro per questi, perché mi servivano tutti questi qua. Però, visto che c'ero, dico prendo anche qualche altro colore. Io, niente, ragazzi. Io spero che <clears throat> per adesso, Passione unghie mi stoppo, per adesso che non mi servirà un altro po' di cose il prossimo acquisto sarà sicuramente tipo lime, eh, altre tip, non so, adesso vedo, insomma, qualche altri acquistino. poi volevo lo comprare vi dico la fresa in carbide, con quella in carbonio, che va bene per qualsiasi fresa, insomma, che non ho la fresa di Passione unghie, ma ho la mia, va bene, quindi meglio di quella, eh, compro solo la punta, adesso vediamo, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre, e spero che vi sia stato utile per i vostri acquisti su Passione Unghie. se è stato così, spolliciate. mi raccomando questo video, sotto nei commenti, non so, commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Vi lascio un bacio e alla prossima. Ciao.